In una sorta di staffetta ideale, il basket lascia o passa il testimone al calcio, dalla vittoria salvezza del Teramo Basket alle emozioni della domenica calcistica. Buonasera e ben ritrovati con Domenica Gol, il contenitore di Super J, tutto dedicato a gol, immagini e commenti dai campi in Serie C. Tutto pronto al Bonolis per l'ultima recita della stagione regolare per il Teramo, che cerca un successo con la Viterbese, con il tentativo chiaro di ottenere la miglior posizione nella griglia playoff. Nel girone F della Serie D, domenica dedicata ai recuperi in attesa della ripresa ufficiale del campionato fissata per il 9 maggio. In chiave abruzzese lotta il Pineto, ma esce sconfitto 2-1 sul campo dei molisani del Capobasso, che allungano nuovamente in classifica. Vittoria importante invece in trasferta in ottica salvezza della Vastese sul campo dell'Agnonese. Nell'anticipi del sabato invece in eccellenza vittoria 3-1 dell'Aquila con l'Avezzano, rosso-blu che agganciano in testa alla classifica il Chieti, che ieri riposava. Vittoria anche per la Delfino fino Flacco Porto Pescara, ancora fermo per il Covid il Lanciano. Questi alcuni dei temi di Domenica Gol. In questo viaggio ci accompagnerà un gradito ritorno, ossia Massimiliano Fanesi, consulente di mercato, che ringrazio e saluto. Ciao Luca, buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo subito da quello che è il programma della Serie C, ultima giornata della stagione regolare, che dovrà ovviamente andare poi a definire quella della griglia dei playoff. L'inizio alle 20:30, poi tra poco ci collegheremo con la collega Dorotea Mazzetta presente al Bonolis. Comunque le gare in programma sono Bari Bisceglie, Casertana Paganese, Catanzaro Monopoli, Cavese Avellino, Foggia Catania, Teramo Viterbese, Ternana Juve Stabia, Virtus Francavilla Palermo, Vibonese Turris. Riposa in questa giornata il Potenza. Andiamo nel girone F della Serie D, dove oggi si sono giocati alcuni recuperi. Questi risultati: Aprilia Vasto Girardi 3-0, Porto Sant'Elpidio Recanatese 1-3, Campobasso Pineto 2-1, Monte Giorgio Atletico Terme Fiuggi 0-0, la vittoria come detto 1-0 della Vastese sul campo dell'Olimpia Agnonese, per una classifica che vede al comando il Campobasso con 57 punti, 52 quelli del Notaresco, a 44 Cinzia-Balonga, 42 Castelnuovo, 41 Matese, 38 Recanatese, a quota 36 il Monte Giorgio, due squadre a 35 che sono Vasto Girardi e Castelfidardo, 34 per l'Aprilia, Pineto 33, la Vastese Sala 32 appaiando il Tolentino, 31 i punti del Rieti, Atletico Terme Fiuggi 26, Real Giulianova 22, Olimpia Agnonese 5, Atletico Porto Sant'Elpidio chiude con 3 punti. Andiamo ora nel campionato di eccellenza, il mini torneo, dove si viveva la quarta giornata. Questi risultati maturati nelle gare di ieri: Flacco Porto Pescara Capistello 2-0, Lanciano Renato Curi Angolana rinviata per Covid, come detto è la terza gara consecutiva che i frentani devono saltare per l'emergenza virus, e poi l'Aquila Avezzano 3-1, riposava in questo turno il Chieti. Andiamo a vedere la classifica che vede al comando Chieti e l'Aquila con 7 punti, a 4 Renato Curi Angolana e Flacco Porto Pescara, 2 punti dell'Avezzano, ancora fermi a quota 0 Lanciano e Capistrello. Andiamo a sentire subito Max Fanesi relativamente all'ultima giornata nel girone C della Serie C. Nel girone B oggi è stata sancita il ritorno in Serie B dopo appena una stagione del Perugia. In questo campionato Ternana, che ha già stravinto il campionato, insomma ultima giornata importante per definire la griglia playoff, anche per il Teramo, insomma, che deve non soltanto battere la Viterbese ma insomma, come dire, confidare anche sui risultati positivi delle dirette concorrenti, che sono nel caso di specie Foggia e Palermo. Sì, come hai detto tu Luca, il prossimo anno l'Umbria si ritroverà con due squadre in Serie B, penso che sia da diversi anni che questo non accadeva. Ho fatto il tifo per la Ternana essendo un ex giocatore delle Fere, quindi ho visto con piacere la galoppata trionfale della squadra umbra nero-verde, e poi c'è stata anche questa vittoria del Perugia. Per quanto riguarda il girone, diciamo, come hai anticipato tu, per il Teramo è importante vincere questa partita e vedere poi i risultati a fine partita proprio per un posto migliore nella griglia dei playoff.
Certo, in questo girone, come dicevi tu, la Ternana ha stradominato, poi, come dire, ci sono le grandi delusioni, una sicuramente il Bari, ma insomma il lotto delle pretendenti era elevato con tante piazze importanti, sicuramente ci saranno dei playoff da vivere con grande, come dire, con grande trasporto e entusiasmo, pur senza pubblico, e in considerazione anche quello che potrà accadere lo scorso anno scusami, il prossimo anno con squadre importanti, insomma, che probabilmente scenderanno dalla Serie B in questo girone. Sì, il girone C è un girone allo stesso livello del B dove si annoverano squadre importanti, non che il girone A non lo sia, però ci sono forse meno squadre di blasone dal punto di vista dell'ambiente, anche se poi quest'anno non si è giocato con il pubblico, però squadre come il Bari, piazze come il Bari, come la Ternana, l'Avellino, il Catanzaro, il Palermo, penso che non abbiano gli altri gironi. Questo tipo di piazze dal punto di vista dei spettatori, del bacino di utenza. Detto della Ternana che ha fatto un campionato a parte, come hai detto tu, hai anticipato tu, la più grande delusione sicuramente è stata quella del Bari, non tanto perché non ha vinto, ma perché ci si aspettava che forse la squadra pugliese potesse essere a ridosso della Ternana e quindi arrivare seconda, cosa che non è stata. Forse la vera sorpresa, anche se non è stata proprio sorpresa, è proprio l'Avellino che è arrivato secondo, e anche questo Catanzaro dell'ex Samb di Massimo, che comunque sta facendo bene. Quindi sicuramente la delusione è rivolta alla squadra del capoluogo pugliese. Prima di chiudere la parentesi dedicata alla Serie C, poi ci collegheremo nella seconda parte con il Bonolis, ma hai offerto una sorta di assist, tu che sei sambenettese, hai giocato anche con la Samb, che momento è questo? Oggi si è chiusa la stagione regolare con una qualificazione playoff per il rossoblu, ma insomma una partita più importante in questo momento si sta giocando fuori dal campo. Sì, Luca, purtroppo ci troviamo a vivere un tipo di situazione surreale che credevamo di non dover vivere più. Purtroppo siamo stati nelle mani di un personaggio che ha fatto di tutto, di più, ha prima illuso la piazza e poi l'ha coltellata, diciamo, alle spalle. E adesso stiamo aspettando che il giudice dichiari ufficialmente il fallimento purtroppo della San Benedettese, purtroppo da una parte, ma prima possibile dall'altra, per aprire quella del fallimento tecnico, dove i rumors, le voci ufficiose dicono che ci siano almeno due o tre gruppi pronte a gareggiare per rilevare il titolo sportivo e salvare la categoria. Speriamo che sia così e speriamo che il prossimo anno la squadra rivierasca possa confermare la presenza nel campionato di Lega Pro. Tanto Samp, ricordiamo che nel primo turno dei playoff affronterà in una sorta di derby inedito il Matelica, poi torneremo a parlare di Serie C tra poco, facciamo un doppio passo all'indietro, sì, andiamo a focalizzare le nostre attenzioni sul campionato di eccellenza, come detto ieri si è giocata la quarta giornata di questo mini campionato a 7, andiamo a vederci il primo servizio, la vittoria 3-1 dell'Aquila contro l'Avezzano, vediamo. Dopo il pari di Chieti torna alla vittoria l'Aquila che batte 3-1 al Gran Sasso a Concia, un Avezzano molto combattivo. Le scelte iniziali 4-3-3 per i rossoblu in mediana Rosano dall'inizio davanti il tridente Miccichè di Paolo Pellecchia. Torti risponde con un 4-2-3-1 che vede Spinola a riferimento offensivo. 9 minuti di gioco e l'Aquila va in vantaggio, lancio dalle retrovie, aggancio di Miccichè che serve la corrente di Norcia sassata dai 20 metri che non dà scampo a Patania. Reagisce l'Avezzano al 13°, azione personale del guizzante Braghini che tenta la conclusione murata in angolo da Venneri. Ospiti vicinissimi al pari al 25°, cross di Ike in cornata perentoria di Spinola, Domingo Dalmasso tocca quel tanto che basta per deviare sul palo. L'Aquila dopo aver rischiato si scuote tracciante di Miccichè che esalta i riflessi di Patania, bravo a mettere in corner. Sull'angolo seguente i rossoblu raddoppiano, pallone che spiove in aria, il tocco decisivo è griffato dal centrale difensivo Venneri. La prima frazione va in archivio con il tentativo di Spinola, la palla si perde sul fondo.
fondo. Ripresa ancora Spinola a suonare la carica in casa Avezzano, sinistro a giro che scheggia l'incrocio dei pali, girandola di cambi da ambo le parti. Poi al 24esimo l'Avezzano dimezza lo svantaggio. Azione travolgente di Besana che da destra si accentra e con un tiro potente e preciso batte Domingo dal Masso. L'Avezzano prova fino all'ultimo ad agguantare il pari. Al quarto dei cinque di recupero, miracolo di Domingo dal Masso sulla punizione radente di Blanco. Sul ribaltamento di fronte l'Aquila può andare in campo aperto concludendo la transizione offensiva con la stoccata del 3-1. La firma è di Catalli. Finisce così la partita. Ora per entrambe le squadre poco riposo. Mercoledì Eccellenza di nuovo in campo. L'Aquila sarà di scena a Capistrello. L'Avezzano invece riceverà il Chieti. Max, vittoria importante questa dell'Aquila, ambiente che tu conosci bene visto che in fase di costruzione di questo complesso insomma hai recitato un ruolo. Ovviamente vittoria importante, ma vedendo l'immagine tutt'altro che scontata, insomma l'Avezzano che è stato comunque rimodellato in questa stranissima finestra di mercato, insomma fino alla fine ha dato filo da torcere ai rossoblù. Per me l'Aquila è la squadra da battere, visto i giocatori che ha, la rosa ampia che ha, gli investimenti fatti importanti che sono stati fatti appunto per allestire una squadra competitiva. Per me rimane la squadra candidata a vincere questo mini torneo, la squadra da battere, anche se magari ci aveva abituato ad un'altra situazione nel campionato precedente iniziato, no? Quello fino a ottobre. In che senso? Era una squadra che non aveva subito nessun gol, invece adesso in tre partite ne ha subiti due. Magari in qualche circostanza gli è girato anche bene, perché sull'1-0 io ho visto solo il primo tempo, poi il secondo tempo non l'ho visto, quindi la mia interpretazione va al 50%. Sull'1-0 è stato preso un palo dall'Avezzano, sai, sono quegli episodi che io non credo che possano cambiare la partita, perché ripeto, l'Aquila è la squadra da battere, è una squadra forte sotto tutti i punti di vista, però possono un momento mettere in dubbio alcune sicurezze. Adesso anche col Chieti ho visto che comunque c'è stato, specialmente il secondo tempo, un predominio anche se sterile del Chieti, quindi c'è qualcosa che comunque le altre squadre stanno mettendo in più confronto alle precedenti prestazioni fino a ottobre. E per quanto riguarda l'Aquila invece qualcosina mi ha meravigliato, ecco, sul fatto dell'aver subito dei gol, cosa che non aveva subito in precedenza, però ripeto, è la squadra da battere, la squadra che secondo me alla fine vincerà il campionato, a meno che non ci siano delle sorprese. Il calcio le sorprese le riserva sempre. Certo che probabilmente il gap che si era verificato nella prima parte di campionato tra l'Aquila e Chieti è stato, come dire, probabilmente un po' ridotto per una serie di motivi, sia perché comunque il Chieti ha rivoluzionato totalmente la squadra e poi ritornare in campo dopo sei mesi, insomma, fa un effetto strano. Sicuramente questa è una stagione particolare e un campionato altrettanto particolare. Sì, hai detto bene tu, l'Aquila, Luca. Sicuramente il Chieti è la squadra che ha rinforzato la rosa in maniera più equilibrata e lo ha dimostrato in queste prime apparizioni, soprattutto con l'Aquila, perché comunque ha fatto vedere di non essere, perlomeno il secondo tempo, o meglio, anche nell'arco dei 90 minuti, non essere inferiore alla stessa squadra del capoluogo abruzzese. E quindi ha sicuramente ben operato. L'Aquila, per quanto visto nei 10 undicesimi, è quella perlomeno quella con l'Avezzano, è quella che è stata prima in classifica fino all'interruzione di ottobre. Quindi diciamo che ha cambiato pochissimo nei titolari, anche se ha allargato molto la rosa. Io penso che proprio in virtù di queste gare riavvicinate la società ha pensato di allargarla proprio per dare maggiore turnover, far respirare i giocatori. Bene, andiamo a vederci l'altra partita che si è giocata ieri, il successo casalingo 2-0 del Delfino Flacco Porto Pescara ai danni del Capistrello. Vediamo. Al
del San Marco di Pescara, il Delfino Flacco Porto ospita il Capistrello per il quarto turno di eccellenza. Bonati, privo dello squalificato Silvestri, si affida al tandem Petre Petrarulo Giordani, non schiera dal primo Cirelli, affaticato in settimana, ha saltato due allenamenti. Sono franchi e fulvi i terminali offensivi. Venendo al match, partita da subito scoppiettante. Dodicesimo Calore e super Fulvi per Franchi dai 12 metri. Provvidenziale l'intervento dell'ex Teramo. Al 18° il Capistrello trova il gol del vantaggio. De Meis pennella per Fantauzzi, colpo di testa vincente. Amazzai della sezione dell'Aquila però ravvisa una giusta posizione di offside e dunque il punteggio rimane sullo 0-0. Il Delfino c'è, prima Blasioli destro alto, poi incrocio di Petre che sfiora la traversa. Il preludio che porta al gol al 28esimo, palla di Falco per Petrarulo che supera con un pallonetto delizioso Fanti e firma l'1-0. Nel giro di 6 minuti arriva anche il raddoppio spiovente di Marzucco per la sponda di Petre con Gobbo che di testa deve solo depositare in rete il 2-0 e fa calare i titoli di coda della prima frazione. Nella ripresa succede davvero poco, Cirelli appena entrato al nono non trova la porta, poi è Petre al 15esimo ad avere lo stesso risultato. Alla mezz'ora di Girolamo, libera di Francesco Antonio, tiro fuori. Di Montedorisio assegna 7 minuti di recupero. Nel mezzo Tine Mori in contropiede la mette al centro per D'Alessandro. Rozzi libera, ma nel tentativo di farlo interviene su Fanti. Duro colpo alla testa per l'ex Avezzano che rimane a terra, dolorante, ma riesce addirittura all'ultimo istante del match a negare in uscita la gioia del gol a Planamente. Termina dunque così un 2-0 tra il Delfino Flacco Porto e Capistrello Portuali. Trovano i primi 3 punti stagionali con l'identico risultato dell'ultimo match nel 2019 al San Marco tra le due compagini, che terminò proprio con il risultato di 2-0. Diciamo che il calendario non era proprio fatto per stare proprio in classifica all'inizio, quindi abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato, perché poi alla fine i conti si fanno alla fine del campionato, di questo mini campionato. Oggi abbiamo meritato la vittoria, anche se Capistrello ha avuto la prima occasione clamorosa, il Calore ha fatto una grande parata, poi ci ha concesso qualche ripartenza di troppo, dove noi siamo stati bravi a comprendere anche gli errori delle scorse settimane. E poi il secondo tempo, ovviamente, era la terza partita e sapevamo che ci poteva essere stanchezza, perché nella prima sei brillante, magari le motivazioni delle prime partite. Oggi poi anche l'infortunio di Petrarulo ci ha tolto un po' di pericolosità offensiva, per cui abbiamo dovuto spendere più energie per ottenere il risultato, ma l'abbiamo fatto bene, concedendo il giusto. Forse potevano anche fare gol in alcune occasioni, però anche noi in ripartenza potevamo chiuderla. Quindi credo che sia sostanzialmente una vittoria meritata e andiamo avanti alla prossima. Sì e no, nel senso, dicevo prima, abbiamo pagato tutte le pecche che abbiamo commesso, due errori gravi e due gol. A questa categoria è così. Errori di gioventù, vista la linea difensiva, erano un 2003, cioè i due centrali, un 2003 e un 99, un 2000 a destra e un 99 a sinistra. Quindi è questo il concetto. Primo errore. L'abbiamo pagato, poi sì, ci siamo un po' disuniti fino alla fine del primo tempo. Poi il secondo tempo loro si sono difesi, hanno fatto la loro partita, noi abbiamo provato, c'è stato qualche sprazzo di buone cose, però tutto arruffato, non come la prima mezz'ora sicuramente. No, no, io sono stato sempre contento, io sono contento ogni partita perché so quello che abbiamo, quello che possiamo fare e non siamo rimasti mai delusi. Facciamo per me, otteniamo e facciamo sempre qualcosa in più per la grande voglia, il grande sacrificio che ci si mette in tutto questo. Di nuovo assieme, seconda parte di Domenica Gol in compagnia di Massimiliano Fanesi, ma prima di ascoltare nuovamente Max, io farei un collegamento con il Bonolis di Teramo. Siamo praticamente in prossimità dell'avvio del match tra Teramo e Viterbese, ultima giornata della stagione regolare. Vedo già collegata Dorotea Mazzetta dalla tribuna stampa. Dorotea, le ultimissime prima di questa sfida, insomma, importante per il Teramo.
Forse abbiamo qualche problema con Dorotea, proviamo a ricollegarci tra poco. Io vado a coinvolgere nuovamente Max Fanesi prima, intanto dovremmo avere Dorotea, mi senti? Sì Luca, buonasera a te e buonasera ai telespettatori di Super J. Come dicevi tu, sta per iniziare al Bonolis la gara tra Teramo e Viterbese, valida per l'ultima giornata della fase regolare del campionato di Serie C. Girone C, mancano davvero pochissimi minuti all'inizio della gara, stanno per entrare in campo le due formazioni, una gara importante per il Teramo, meno importante per la Viterbese. Il Teramo deve assolutamente vincere, contemporaneamente non devono vincere Foggia e Palermo per giocare la prima gara dei playoff. Allora mi dicono di avvicinare il microfono, Luca, se devo ripetere tutto me lo dici, se qualcosa l'avete benissimo. Allora, come dicevamo, il Teramo deve vincere, ma non devono vincere contemporaneamente Foggia e Palermo per far sì che il Teramo giochi la prima dei playoff in casa. Se la situazione dovesse restare quella che si fotografa in questo momento, prima dell'inizio delle gare dell'ultima giornata, il Teramo giocherebbe la prima dei playoff contro la Juve Stabia in trasferta. In caso di parità in classifica tra Teramo, Foggia e Palermo, passerebbe il Teramo, insomma la migliore posizione sarebbe quella del Teramo, che ha gli scontri diretti a favore rispetto a Foggia e Palermo. Passo a leggervi le formazioni. In questo momento stanno per entrare le squadre in campo, le formazioni sono per il Teramo Lewandowski, Tentardini, Soprano, Costa Ferrera, Bombaggi, Lasic, Ilari, Santoro, Birlighea, Piacentini, Lombardi, in panchina Valentini, Arrigoni, Mungo, Cappa, Pinzauti, Vitturini, Di Francesco, Bellucci, Chieremateng e Gerbi. L'allenatore è Massimo Paci. Per quanto riguarda la Viterbese, in campo Bisogno, Simonelli, Duncarà, Murillo, De Santis, Falbo, Salandria, Adopo, Camilleri, Besea, Porru. A disposizione Daga, Bensaia, Ricci, Sipiglia, Urso, Rossi, Zanon e Menghi. In panchina una conoscenza del Teramo Calcio, Agenore Maurizi. Come dicevamo, per il Teramo è importante vincere questa gara, per la Viterbese non ha nessun valore da un punto di vista della classifica, perché la squadra di Maurizi è salva e non ha nessuna possibilità di accedere ai playoff, ma siamo sicuri che a Genova e Maurizi ci tenga a fare bene, magari a riportare a casa il risultato anche per togliersi questo piccolo sassolino dalla scarpa. Come i tifosi del Teramo ricorderanno, a Genova e Maurizi non è stato riconfermato sulla panchina del Teramo da questa nuova società guidata da Yaki. Comunque stanno per entrare in campo le gare, come potete sentire ci sono i colleghi piuttosto turbolenti, perché tra l'altro qui oggi si parla della vittoria del campionato dell'Inter. Insomma, chi conosce i colleghi sportivi sa che clima ci può essere in questo momento allo stadio Bonolis. Le squadre entrano proprio adesso, sta per iniziare la gara tra Teramo e Viterbese. Se ci sono degli aggiornamenti nella prossima mezz'ora ci risentiremo, altrimenti buon proseguimento e buona serata a tutti i telespettatori. Sì, grazie, grazie Dorotea per il collegamento. Ovviamente se in questa mezz'ora ci saranno delle novità ci collegheremo subito con il Bonolis. Vorrei, per chiudere poi l'argomento dedicato alla Serie C con Max Fanesi, fare un'ulteriore riflessione, a prescindere di quella che poi potrà essere la posizione playoff dei biancorossi. Dal tuo punto di vista, che giudizio da dare alla squadra di Massimo Paci, che ha avuto un grande approccio in questo campionato, poi probabilmente i valori di fondo poi alla lunga vengono fuori sempre? Ma sicuramente un bel campionato, perché comunque, come hai detto tu, si è in effetti... si è partiti molto bene, però poi alla fine i valori io penso che sono quelli. La Ternana è stata una schiacciasassi, dovunque è andata questa squadra ha comunque comandato, e poi ci sono dietro squadre come, ripeto, Bari, Avellino, Catanzaro, che annoverano dei giocatori che hanno militato anche in categorie superiori, o che magari in questa categoria
Questa è una categoria che gli sta stretta, quindi comunque tutto al di là del fatto che sia iniziati magari bene e poi piano piano è andato un po' scemando, diciamo, l'entusiasmo iniziale, il mister Paci penso che abbia fatto sempre comunque un gran campionato. Bene, ovviamente per qualsiasi poi riflessione e considerazione su questa partita, ma anche sulla stagione del Teramo, io vi rimando come di consueto all'appuntamento del lunedì su Super J, ore 21, con Calcio e dintorni, con Alessandro Di Midio e Dorotea Mazzetta. Chiudiamo, come detto, il capitolo dedicato alla Serie C, torniamo nuovamente all'eccellenza. Max, prima della pubblicità abbiamo visto il primo successo del Delfino Flacco Porto Pescara in questo campionato bis, come lo possiamo chiamare, Delfino Flacco Porto, che era stata la sorpresa ovviamente del primo scorcio di stagione, dopo 8 giornate era al pari con l'Aquila. Ovviamente, insomma, ci sono in questo campionato formazioni che per investimenti, anche per blasone, puntano in alto. Abbiamo parlato dell'Aquila, abbiamo parlato del Chieti, anche l'Avezzano ha rimodellato molto, il presidente continua a essere molto ambizioso, ma insomma le altre squadre, forse tolto il Capistrello, insomma, che dà spazio ai giovani, le altre si sono comunque rinforzate. Il fatto che soltanto 7 squadre su 20 abbiano aderito a questo campionato poi ha rimescolato anche tanti intrecci di mercato. Tu, insomma, che sei un consulente di mercato, poi queste considerazioni, valutazioni le sai fare meglio di me. No, hai sintetizzato tu. Comunque, al di là di nomi roboanti che comunque sono stati sono circolati, sono stati presi dalle squadre che magari hanno qualcosa in più dal punto di vista del blasone, io direi che anche le altre squadre, tipo la Renato Curi Angolana, che ha preso un attaccante importante come Criscolo, è sintomo che comunque voglia anch'essa dire la sua in questo mini torneo. È logico che, come dicevo prima, quando hai a disposizione una rosa di 28-29 giocatori, tutti quasi di pari livello, è logico che hai un vantaggio in più confronto alle altre. D'altronde, se l'Aquila si ha il lusso di tenere fuori giocatori come Maisto, come Lennart, che sono giocatori che farebbero i titolari in qualsiasi altra squadra, la dice lunga sull'effettiva forza sia come potenziale sia numerica che ha appunto la squadra rossoblu. Poi tu hai detto benissimo che ci sono anche altre squadre che comunque sono ostiche, perché comunque il Flacco Porto, andare a giocare in quel campo è sempre difficile, come andare a giocare a Capistrello. Trovi una situazione ambientale dal punto di vista del campo che magari non è facile subito adattarsi, quindi delle difficoltà le squadre che andranno a giocare in questi campi le troveranno. Poi c'è un altro aspetto in un campionato con 12 partite, oltre ai recuperi ovviamente anche per il discorso Lanciano, che ha disputato una sola gara, come dire, probabilmente al di là del valore delle squadre, è importante poi sbagliare il meno possibile. Insomma, questo probabilmente in un campionato così corto potrebbe essere un altro elemento che farà probabilmente la differenza. Sì, specialmente per chi adesso è lì davanti, deve sbagliare il meno possibile. E mercoledì ci sarà una prova importante per il Chieti, che se non sbaglio andrà ad Avezzano, quindi quello sarà un test importante per capire bene che fisionomia, che strada prenderà questo mini torneo. Questo sarà sicuramente un importante crocevia. Poi c'è un altro aspetto, poi andiamo a vedere anche il prossimo turno. Non tutte le regioni sono ripartite con il campionato d'eccellenza, quindi anche la seconda classificata poi potrebbe ambire a qualcosa in fatto di ripescaggio, considerando che tutte quelle che erano le eliminatorie previste negli anni precedenti non ci saranno. Sì, Luca, qui si andrebbe a fare un ragionamento un po' più grande a 360 gradi. E secondo me dovevano essere messi dei paletti per stimolare ancora di più, non dico obbligare, ma stimolare ancora di più squadre possibili a partecipare. Il fatto che alcune regioni abbiano deciso di non ripartire per niente la dice lunga sul fatto che comunque ci sono state un po', diciamo, un po' di è stato ci sono state norme un pochetto troppo elastiche, però così è stato e
E comunque c'è anche l'aspetto positivo per quanto riguarda l'Abruzzo, perché magari, come dicevi tu, la seconda classificata potrebbe fare il salto di categoria. Andiamo a vedere il prossimo turno nel campionato d'eccellenza, cioè il primo turno infrasettimanale, programma mercoledì 5 maggio, queste le gare sempre alle 15, riposa il Lanciano in questo turno, le altre sfide Avezzano Chieti, Capistrello L'Aquila, Renato Curi Angolan, Flacco Porto Pescara, ovviamente come dicevi tu Max, Avezzano Chieti può essere insomma una sfida importante, anche perché l'Avezzano che continua a nutrire delle ambizioni non è partito benissimo e per il Chieti insomma potrebbe essere un banco di prova importante. Non vi sento. Dicevo, come avevi affermato tu, Avezzano Chieti con la squadra marsicana ambiziosa ma che non ha avuto un grande avvio in questo mini girone, insomma per il Chieti un banco di prova importante. Sì, sì, sicuramente, sicuramente è una partita che dirà molto dal punto di vista del proseguo del campionato, perché comunque se ci fosse un risultato diverso dalla vittoria del Chieti, spalancherebbe la strada, io penso, all'Aquila. Bene, chiudiamo anche il capitolo dedicato all'eccellenza, andiamo in Serie D, anche oggi ci sono stati dei recuperi, in apertura di trasmissione ve li abbiamo ricordati, soprattutto visto la classifica, ma andiamo anche sui campi a vedere le immagini di questa domenica di recuperi con il successo 2-1 del Campobasso sul Pineto, successo che consente agli uomini di Cudini di riallungare in classifica più 5 rispetto al Notaresco, che ovviamente deve ancora recuperare una partita. Vediamo il servizio. Una vittoria di grande valore quella del Campobasso ai danni del Pineto, tutti gol nel primo tempo. A seguire una ripresa in cui l'iniziativa è passata nelle mani degli abruzzesi, che tuttavia si rendono seriamente pericolosi realmente solo in una circostanza. Da valutare gli infortuni nei rossoblù di Esposito e Dalmazzi, dirige il signor Canci di Carrara. Dopo due minuti il tiro di Vitali è bloccato da Mercorelli. Il Pineto dimostra buona organizzazione ma capitola già al nono quando è Ladu a lanciare la corsa di Cogliati. Nessuno dei celesti è in grado di fermare l'attaccante rossoblù, il quale è steso in area da Mercorelli, si prosegue con la palla che giunge a Vitali, un gioco da ragazzi, il suo quarto gol stagionale, rossoblù avanti subito, il bis potrebbe essere servito già al 14esimo quando i celesti perdono palla, recupera il Campobasso che va al tiro con Ladu, para Mercorelli senza trattenere, risposta ospite al quarto d'ora con un angolo battuto da Romano, sfiorato da Della Quercia, al centro c'è un contatto fra Tengorang ed Esposito, i giocatori ospiti vogliono a gran voce il calcio di rigore ma non vengono accontentati dal direttore di gara. Il Pineto non si sfalda rispetto allo svantaggio. Al 18esimo il tiro di Della Quercia costringe Raccichini al tuffo. Il Pineto mantiene il possesso pala, il Campobasso colpisce ed è letale. Succede al 27esimo quando Esposito a sinistra indovina un passaggio a dir poco illuminante per la corrente Ladu, che ha tempo e spazio per amministrare la sfera e recapitarla alle spalle di Mercorelli. Campobasso 2, Pineto 0. Qualche minuto dopo il gol, Esposito in possesso palla, sente un dolore al ginocchio e si ferma. Nel giro di tre minuti Cudini provvede al cambio, fuori Vittorio Esposito, dentro Di Domenico Antonio, per lui si sospetta un infortunio al ginocchio, mentre al 32esimo il destro di Mastrippolito del Pineto termina abbondantemente al lato. Il Campobasso sa quando poter colpire. Al 39esimo la girata di Cogliati appena in area è di una precisione estrema ma finisce per accarezzare la parte alta della traversa, sfiorato il tris. Il Pineto mai fuori dalla gara, al 41esimo riapre la contesa con un calcio di punizione distante di Minozzi, non perfetto Raccichini, abruzzesi in rete, termina così la prima frazione 2-1 per la squadra di Cudini. Pomante del Pineto decide il primo cambio, dal primo del secondo tempo dentro Ciarcelluti al posto dell'argentino Cernaz, abbastanza evanescente. Il Pineto tiene costantemente il possesso del pallone ma succede poco in fatto di cronaca, a provarci al 19esimo e Pepe dalla distanza con tuffo di Raccichini. Il Campobasso fa fatica ad uscire, a farsi pericoloso, mentre al 24esimo infortunio per Francesco, Esposito del Pineto. Da come si agitano i presenti sembra si tratti di qualcosa di grave, deve entrare al suo posto dal 26esimo Bumba, il giocatore rimedierà un infortunio abbastanza serio al braccio. Nel Campobasso fuori l'infortunato Dalmazzi, dal 35esimo dentro Sbardella, i rossoblù si abbassano pericolosamente. Al 36esimo un rimpallo
premia Romano che va al tiro ma Raccichini respinge molto bene. Al 38esimo lo stesso Mbouma ha un'iniziativa a sinistra, cade Fabrianis, Sbardella è costretto a sventare. 30 secondi dopo è lo stesso Sbardella ad intercettare un cross, Raccichini è costretto a bloccare per evitare guai peggiori. Il tiro del 41esimo di Domenico Antonio finisce fuori senza problemi per Mercorelli. Il signor Canci assegna 5 minuti di recupero nei quali i rossoblù sono bravi a riappropriarsi del pallino del gioco. Prova ne è una sforbiciata spettacolare di Vitali al 47esimo su cui Mercorelli si supera. Finisce con la fondamentale vittoria del Campobasso in ottica primato ai danni di un valido avversario come il Pineto. Può partire la festa dei rossoblù che si proiettano al primo posto a più 5 sulla seconda in attesa del recupero del Notarisco proprio contro il Pineto. Max, vittoria importante questa per il Campobasso, ma il Pineto che in questo momento è sottoposto a lungo tour de force, visto le tante partite da recuperare, non ha affatto sfigurato, insomma ha reso, come dire, abbastanza irta di difficoltà la via per il successo per gli uomini di Cudini. Sì, è stata una partita che anch'io immaginavo così ostica per il Campobasso, perché comunque ultimamente il Pineto ha dato prova di essere una squadra che può far bene in questo campionato. Sicuramente l'1-2 iniziale del Campobasso ha indirizzato la partita in un certo modo. Poi gli infortuni di Esposito e di Dalmazio da una parte, Esposito del Pineto dall'altra, ha sicuramente condizionato la partita, forse credo un po' più per il Campobasso, perché l'80% delle azioni della squadra molisana passano per i piedi del fantasista molisano e Dalmazzi è una colonna della retroguardia del Campobasso, quindi penso che lì in quel frangente dopo gli infortuni il Campobasso abbia un po' abbassato la linea del centrocampo e quindi si sia visto di più il Matelica. Forse il Matelica un pochettino a bulico davanti, ha avuto delle occasioni, gli manca forse un giocatore che sia capace anche di poter mettere lì la zampata vincente per poter portare dei punti, però parliamo del particolare perché comunque è sempre una squadra che, guardando i giocatori, è una squadra che può far benissimo, una squadra importante, di spessore, e questo va ad aumentare ancora di più la vittoria del Campobasso. Si sono incontrate due squadre di alta classifica. Bene, noi facciamo una breve pausa, linea alla pubblicità, ma non cambiate canale. Domenica Gol torna tra poco. Di nuovo assieme con Domenica Gol, ci colleghiamo subito con il Bonolis perché è cambiato il risultato con il Teramo in vantaggio. Dorotea Mazzetta. Sì, dal Bonolis la buona notizia è quella che hai appena detto. Teramo 1, Viterbese 0. Al settimo del primo tempo ha segnato Ilari, che è tornata al gol dopo tanto tempo ed è il settimo gol di Ilari con la maglia biancorossa per quest'anno. Ilari si è riconquistato un pallone a metà campo e da solo è andato proprio al gol con un gran tiro dal limite. Dunque Teramo 1, Viterbese 0, la gara è piuttosto intensa. Poco dopo la Viterbese con Adopo ha tentato di pareggiare, ma la gara è andata io non so se sta facendo una battuta Pietro. Allora, io sto sentendo la voce del tecnico dalla regia. Non mi devo preoccupare, ma sento le battute che fa. Ovviamente mi scuso se mi sentite ridere, ma non sapevo se era una battuta in onda oppure se rientrava solo dalla mia cuffia. Comunque stavamo dicendo che Adopo, che ha portato avanti l'azione subito dopo il gol del Teramo, insomma con un gran tiro la palla è andata fuori dalla porta difesa da Lewandowski. Il Teramo in questo momento sta di nuovo attaccando quando si sta giocando quasi l'undicesimo del primo tempo. Teramo 1, Viterbese 0, a voi la linea.
Grazie, grazie ancora Dorotea. Nel frattempo sono cambiati alcuni risultati. Vince il Foggia 1-0 sul Catania, segnato poco fa anche la Casertana 1-0 sulla Paganese, mentre il Bisceglie sta vincendo 1-0 sul campo del Bari. Tanto questa proprio è la grafica che arriva a sostegno da parte della regia. Insomma, ricordiamo il Teramo in vantaggio grazie al gol di Ilari. Poi vedremo se da qui alla fine della trasmissione ci saranno delle novità. Noi torniamo in Serie D. Avevamo visto la vittoria del Campobasso 2-1 sul Pineto. Max, ovviamente da qui alla fine sarà una corsa a due, lo è stata per buona parte del campionato, tra Campobasso e Notaresco. Ci sono 5 punti di distacco, però mercoledì c'è il recupero tra proprio Notaresco e Pineto, e paradossalmente insomma il Pineto può essere, come dire, anche arbitro della promozione in questo momento. Beh, sicuramente una partita che può dire che non, che non mette in palio tre punti, non ne mette in palio ben di più. Una partita che non dovesse uscirne vittorioso il San Nicolò, ovviamente spiana la strada al Campobasso per una vittoria del campionato, anche se poi mancano ancora diverse partite alla fine del torneo, quindi ancora non può dirsi certa la cosa. Però è sicuramente un campionato bello, perché fino all'ultimo, se non ci sarà una vittoria del Pineto domenica, si giocherà fino all'ultima domenica, credo. Poi, al netto di quello che potrà essere l'esito del recupero di mercoledì, la differenza che in questo momento c'è in classifica tra Campobasso e Notaresco è tutta figlia degli scontri diretti, visto che gli uomini di Cudini hanno vinto andata e ritorno, invece il resto del campionato, insomma, ha detto che comunque Notaresco ha fatto più punti del Campobasso, quindi le due squadre probabilmente come valori si equivalgono. Sì, sicuramente sono due squadre che hanno giocatori importanti, sia dall'una che dall'altra parte, e come hai detto tu, la differenza l'hanno fatta i scontri diretti. D'altronde è proprio scontri diretti, sono uno di quei criteri che decidono, quando due squadre sono appagliate, chi deve essere meglio in classifica, o deve vincere o deve andare ai play-out e play-off. Quindi la differenza molte volte la fanno i scontri diretti, e magari questo campionato si porterà vincitore una squadra che magari avrà vinto i scontri diretti. Però ripeto, questo è tutto da vedere, lo vedremo in questo ultimo mese e mezzo di campionato. Nella giornata di oggi, tra i recuperi di oggi, restando in chiave abruzzese, c'è stata la vittoria di misura ma molto importante della Vastese sul campo dell'Olimpia Agnonese. Max, vittoria importante questa per gli uomini di D'Alderio, insomma, che si tirano quasi definitivamente fuori da quelle che sono le insidie da bassa classifica. Sicuramente questa non è una squadra, come dire, che debba più di tanto preoccuparsi, doveva preoccuparsi per il discorso salvezza, però ripeto, era una vittoria importante e non scontata, visto che mercoledì il Pineto lì aveva sofferto, insomma. Sì, ma poi finché non raggiungi l'obiettivo non è mai scontato. Cioè, la Vastese è vero che è una squadra, anche secondo me, una squadra che centrerà l'obiettivo, oppure l'obiettivo che avevano, io penso che sia quello di fare un campionato tranquillo, e centreranno sicuramente questo scopo. E la vittoria di oggi sta a dimostrazione proprio di questo, cioè quella Vastese è una squadra di spessore, una squadra importante, perché comunque l'Agnonese ultimamente è stata rivoluzionata, sono stati presi dei giocatori che comunque in categoria sono dei giocatori importanti, e non è facile andare a vincere sul campo della squadra molisana, sia per il campo stesso, che è un sintetico particolare, ma anche, come diceva poc'anzi, dalla squadra che è stata allestita. Torniamo sui campi, altri recuperi nella giornata di oggi, lo 0-0 che immatura tra Monte Giorgio e Atletico Terme Fiuggi. Vediamo.
Termina senza gol la sfida tra Montegiorgio e Fiuggi, valevole come recupero della quindicesima giornata di andata. I rossoblù di casa hanno giocato per più di un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Mantini, ma hanno avuto la più grossa occasione per vincerla con Cucù, che ad inizio ripresa si è fatto ribattere il rigore da Novi. L'inizio è favorevole per i padroni di casa, che già al quarto potrebbero passare con Albanesi, che serve Pampano, che prova il tiro, ma viene ribattuto in corner. Dalla bandierina svetta Montanaro, ma il pallone è ancora out. Al 14° ci prova Cucù, ma la difesa rintuzza ancora in angolo. Al 26° Mantini, già ammonito, commette fallo a centrocampo e viene espulso. Il Fiuggi prende coraggio e si vede alla mezz'ora con fallo, ma dal limite, ma la mira è sballata. Al 41° ci prova Proia, con Zizzania che blocca in due tempi. L'inizio della ripresa è favorevole agli uomini di Incocciati. Al terzo scambio fa il Forgione, con quest'ultimo che mira all'incrocio, ma è sfortunato perché il pallone sfila sul fondo. Un minuto dopo ci vuole un volo di Zizzania per evitare il gol di Gaetani. Al sesto il Montegiorgio ha la più grossa occasione per passare. Albanesi gioca su un pallone lungo la linea di fondo, ma entrato in aria viene steso da Marianelli. L'arbitro indica il rigore in modo deciso. Sul dischetto si presenta Cucù, che però tira centralmente e Novi respinge. Al 14° si rivede il Montegiorgio con una punizione di Omiccioli, che trova Cucù che ci prova di tacco, ma il pallone va fuori. Al 18° contropiede il Banesi, che serve Cucù, che mira il primo palo ma non inquadra la porta. Il Fiuggi ci prova a sfondare, ma il Montegiorgio si difende con ordine. Al 38° punizione dal limite di Del Duca, che finisce alta di pochissimo. Al 48° ci prova Proia, ma la conclusione è leggermente alta. In pieno recupero ancora Proia, che cerca di sbloccarla, ma Zizzania si tuffa e blocca. Dopo il triplice fischio arriva anche il secondo rosso per i padroni di casa, sventolato in faccia a Perini, che ha protestato platealmente verso l'arbitro. Termina così una gara che ha visto un ottimo Montegiorgio, nonostante l'inferiorità numerica, e un Fiuggi incapace di sfruttare l'indubbio vantaggio ricevuto dopo neanche mezz'ora di gioco. Max, nonostante quasi l'ora giocata in inferiorità numerica, insomma, in questa partita poi il Montegiorgio è quello che ha avuto veramente l'occasione di poterla vincere, questa sfida. Sì, è stata una partita, diciamo, dal punto di vista della squadra marchigiana a due facce. Se da una parte recriminare sul rigore e quindi recriminare di non aver portato a casa i tre punti, dall'altra magari il pareggio di può stare bene, perché comunque ha giocato per più, adesso non ricordo quanto, con un uomo in meno, quindi penso che alla fine sia un pareggio che vada più per la classifica che hanno le due squadre, sia più sostanzioso per il Montegiorgio che per il Fiuggi, che è ancora invischiato nelle parti basse, bassissime della classifica, e deve fare molti punti per tirarsene fuori. Come dicevamo in precedenza, mercoledì ci sono altri recuperi in programma: Castelfidardo, Vasto Girardi, Porto Sant'Elpidio, Olimpia Nonese, come detto Notaresco Pineto e Tolentino Atletico Terme Fiuggi. Prima di vedere altre sfide con Max, volevo fare una riflessione sulle altre formazioni abruzzesi che sono comprese nel girone F della Serie D, partendo poi dal Castelnuovo, che è stato l'assoluto protagonista nella prima parte di campionato. A tutt'oggi, comunque, nonostante il quarto posto, resta una delle sorprese in positivo di questa stagione. Cosa ne pensi? Ma guarda, io del Castelnuovo posso sempre, non posso altro che parlare bene, perché comunque è una neopromossa, ha confermato gran parte dei giocatori che l'anno scorso in eccellenza hanno vinto meritatamente il campionato. E anche se ultimamente ha avuto questo diciamo andamento in down, definiamolo così, sta facendo comunque un campionato importante, un campionato che comunque l'ha visto anche per una o due domeniche prima in classifica, e quindi ti dico che per me è un campionato sicuramente buono. E in queste ultime settimane, lo dicevamo in precedenza, con il mercato che è stato aperto fino a qualche settimana fa, nel gruppo di Di Fabio sono stati inseriti diversi giovani, probabilmente anche per testarli in ottica futura. Può essere una chiave di lettura questa? Sì, ma Luca, io penso che il Castelnuovo, questa è una mia interpretazione, stia diciamo
provando a testare, definiamo così, alcuni giocatori per il campionato prossimo, il campionato venturo, perché penso che il prossimo anno il Castelnuovo lo vedremo tra le primissime posizioni. Intanto abbiamo ancora in collegamento dal Bonolis Dorotea Mazzetta. Sì, allora, per dirvi che il Teramo ha raddoppiato sul rigore con Bombaggi, è stato atterrato qualche istante fa Tentardini in area dal dischetto Bombaggi, che ha realizzato senza problemi. Dunque, al Bonolis Teramo 2, Viterbese 0 al 21esimo del primo tempo. A voi la linea. Grazie, grazie a Dorotea. Oltre al doppio vantaggio del Teramo, 2-0 anche del Foggia sul Catania, il vantaggio della Juve Stabia 1-0 sul campo della Ternana, mentre Virtus Francavilla 1, Palermo 0. Ecco la grafica con i risultati aggiornati. Torniamo in Serie D nel girone F, andiamo a vederci un'altra sfida, la vittoria larga 3-1 della Recanatese sul campo del Porto Sant'Elpidio. Vediamo. Stagionale, ultimo in classifica la formazione blu, cerchiata senza ancora nessuna vittoria, quindi cerca quantomeno di lasciare l'ultimo scomodissimo posto. Giulio Pancani di Roma, nel frattempo è iniziato l'incontro con il calcio d'inizio effettuato dalla Porto Sant'Elpidio. Primo assistente Giulio Pancani di Roma 1, secondo Donzelli in avanti. Palla centrale, poi per sbaffo, la conclusione alla rete al settimo minuto, sbaffo per l'area canatese. C'è la possibilità di Bordi, contrata dal muro difensivo giallo-rosso, poi Gersi non riesce a contenere sbaffo, può ripartire l'area canatese con Togola va ad affrontare Cavalieri, Edergol, contropiede determinante, micidiale da parte dell'area canatese, Togola al minuto 15. Poi Raparo l'allunga per sbaffo e poi per Liguori guadagna il fondo affrontato da Marcattilli, riesce a tenere palla alla conclusione della rete. La rete, tris della Recanatese al 29esimo minuto, Liguori. È stato appena ammonito, può rilanciare su Zira, può innescare su Wing Leve, Zira per Mattia Palladini, calcio di rigore per il Porto Sant'Elpidio. Parte Carissimi, la conclusione e la rete. La rete consolatoria per il Porto Sant'Elpidio al 39esimo minuto. Rimessa laterale, ma ci arriva il triplice fischio. Porto Sant'Elpidio 1, Recanatese 3. Vittoria questa da pronostico della Recanatese, che va a irrobustire la sua classifica di fronte a Porto Sant'Elpidio, ovviamente partito con grandi difficoltà. Ma con Max volevo fare una riflessione, siamo quasi in chiusura, proprio sulla Recanatese. Stagione molto particolare per i giallorossi, che probabilmente ambivano ad altri obiettivi, poi strada facendo, come dire, certe situazioni sono mutate. Sì, purtroppo la squadra leopardiana è diversi anni che parte per ambire alle primissime posizioni, poi si trova fuori dai giochi dopo metà campionato. Dispiace perché è una società importante, una società seria, una società che investe comunque molto. Piacerebbe insomma che anche questa società potesse raccogliere dei frutti. E comunque adesso, anche guardando la classifica, è a ridosso dei playoff, quindi magari qualche soddisfazione penso se la possa levare, anche perché insomma l'organico resta di assoluto valore nonostante l'addio di Pera, ma insomma abbiamo visto giocatori di assoluto valore per questa squadra. Un'altra riflessione prima di salutarci per il Giulianova: oggi la squadra di Bidetto non è andata in campo, ovviamente non doveva recuperare. Che tipo di giudizio diamo al Giulianova, che ha avuto un avvio decisamente sofferto, complicato, poi con l'arrivo di Bitetto probabilmente le cose sono migliorate numericamente parlando, però per salvarsi c'è bisogno insomma ancora di un bello sforzo, no?
Ma sì, come hai detto tu, all'inizio hanno trovato un po' di difficoltà, magari ci può stare in avvio che c'è qualche difficoltà perché magari ancora non si è trovata la giusta quadratura. Poi con l'avvento di Bitetto, invece questa quadratura evidentemente è stata trovata e anche perché poi si è affidata molto ai giovani, tipo Antonelli, Cipriani, Barlafante, che comunque sta facendo molto bene, lo stesso Cipriani sta facendo molto bene, quindi ha sicuramente cercato di unire la linea verde alla linea, diciamo, dei più anziani e sta dando dei risultati. È vero pure che comunque deve fare un filotto di vittorie per potersi tirare fuori dalla zona dei playout. Certo, poi bisognerà anche vedere il discorso legato al numero delle retrocessioni, ma insomma nei prossimi giorni anche questo aspetto sarà probabilmente chiarito. Andiamo velocemente a vedere quello che è il prossimo turno nel girone della Serie D. Abbiamo detto dei recuperi in programma mercoledì, mentre da domenica 9 maggio, inizio alle 16, si riprenderà con la normale calendarizzazione del campionato: Atletico Porto Sant'Elpidio, Castelfidardo, Cinzia Albalunga, Atletico Terme Fiuggi, Pineto, Olimpia Agnonese, Real Giulianova, Montegiorgio, questa sfida molto importante, Recanatese, Campobasso, Rieti Aprilia, Tolentino Matese, Vastese, Notaresco, Vasto Girardi, Castelnuovo. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Massimiliano Fanesi per la sua cortesia e disponibilità. Insomma, poi ci rivedremo ovviamente a breve anche magari sui campi. Grazie a te Luca, un saluto, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Bene, Domenica Gol finisce qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione, il nostro appuntamento torna tra 7 giorni, sempre alla solita ora. Grazie e buon proseguimento di serata.